Oh, buongiorno, Mitico. Oh, buongiorno, avvocato. Allora, com'è la situazione? Tutto bene, affonnato. Ci andiamo a prendere un caffè? Sì, dai. Dove? Che ne so, ma passi tu? Va Sì, passo io. bene, Sì, però ti perfetto. porto in un posto diverso dal solito, Dai, mi fido, mi fido. eh? Va bene, a dopo. Ciao, ciao, ci Ciao, vediamo ciao, ciao. dopo. Oh, buongiorno mondo, sono tornato. Mi scuso se non mi sono più fatto vedere, non mi sono più fatto sentire in alcun video. Però diciamo è stato un periodo abbastanza brutto. E lo è tuttora, però vabbè, dai, si va avanti, non voglio ammorbarvi. Niente, adesso andrò a prendere il mio amico e farò una roba un po' stupida, però volevo riprendere le usanze che si usavano ai tempi dei miei genitori. Che con le compagnie prendevano e andavano a bersi un caffè fuori in altri paesi. Probabilmente mio amico mio dirà. Ma vabbè, ne vale la pena. Buongiorno, buongiorno. Stai qua perché sono qua a Porco girare, Dio, che dove sono mi qua stai? a Sto per fare un incidente, Ma perché ci sono cazzo! messo 2 ore a scrivere 3 righe di messaggio? No! Non si può dire nel video! Cioè, quindi lui non sa di essere ripreso, insomma. Non lo so, non mi ricordo se gliel'avevo dato. Ma prima mi ha scritto Sergio, oh, ma tu ti ricordi della torta ieri sera? Ma me l'hai pure No, mangiata? la Cioè... bestemmia, Ah, no, dove? Dove, ancora! cazzo? Devo tagliare tutte le scene, Ma tu figlio. fammi un cenno quando stai filmando E lo perché... vedi, c'è un puntino Non ci ho qua. fatto caso. Quindi Servio non sa di questa cosa. Ma Servio, non non sa lo neanche, so. non sapete neanche dove stiamo andando in questo Tra l'altro, ma momento. lui non sa neanche che sarà filmato. Non sa nulla. Ah, un Spera che si cazzo. sia fatto bello e non sia sceso in pigiama. Speriamo, dunque. Eccolo là, mi sa. Chi? No, no, sceso, arriva da qua. Al Lo che sa. c'era sto povero Cristo che stava malissimo. E poi è uscito il buon samaritano che in me, mi sono messo lì a soccorrerlo e è stato il mio obiettivo per tutta la serata per mantenerlo in vita e ce l'ho fatta. Bravo, ti fa un'ora questa cosa. Adesso riprendiamo Sergio che arriva, guardalo. Che folli. Comunque Ale non so, ma sarai ripreso durante tutto il Ah viaggio, sì? quindi Solo sì, tu. perché farete parte del video di YouTube. Solo e Quindi soltanto tu sarai ripreso. Allora mi esatto. nascondo. Oh, comunque raga, non vi porto qua in zona, vi porto a Torino a bere un caffè. Ma Dove c'eri a sta? A Torino? Non Torino, c'è un sì. bar qua in zona, non ce Ma l'avevi? davvero? No. Cosa ti devo dire? Guidi tu, quindi. Andiamo, Quell'angelo caduto dal cielo. esatto, è abbastanza indescrivibile, perché è indescrivibile, non esistono parole per poterla descrivere. Adesso già da qua serve da che parte dobbiamo A andare? sinistra. Boh, penso Torino o Bologna, non lo so, A potremmo Bologna, andare a Bologna volendo. cambiamo così i piani. Possiamo anche andare a Venezia volendo. Alla fine più o meno è quella la distanza, no? Forse leggermente più lontana. Forse un po' di più. Una Comunque fidanzata. stiamo facendo la strada sbagliata. Cioè praticamente stiamo tornando indietro per poi tornare avanti. Vabbè, la prendiamo alla larga. È la scelta più giusta. In una vita di scelte sbagliate. Come mi sembri un ritardato. Oggi di brutto, Oggi sei veramente un ho ritardato. dormito 3 ore, dalle 5 Ma alle 8 e perché così mezza. Ma che poco? cazzo ne Ma so, non riesco più a dormire. anch'io alle 10 ero già sveglio. Alle 10, non alle 8 e mezza, mi sono alzato, mi sono messo a Vabbè. fare i pancake proteici di merda, fanno proprio schifo. No, ho guardato la ricetta su internet, solo che mi sono dimenticato il dettaglio di ungere la padella con qualcosa, mi si è appiccicato tutto, ho fatto un pappone, ci ho rovesciato sopra del miele, l'ho mangiato. Ma che scena pietosa era? No, era proprio perché la mattina ero lentissimo a fare le cose, mia madre mi prendeva per il culo. Che bello Mi tutto ciò. sbeffeggiava, ma allora... Si prendeva giù di te anche tua Sì, è mamma. di brutto. Servio, ci sei? No, sono abbastanza bloccato. Dove sei il mio videomaker in questo momento? Forse ho trovato la mia strada nella vita finalmente. Dopo 25 anni di fallimenti, Comunque non so se sia stata la scelta più giusta andare a Torino, che due coglioni. Sì, boh. Cioè, facciamo il traffico. Dubito sia stata la scelta giusta. Mi fa male il braccio, Mike. No, dove? No, dove devi resistere? Se sei un vero videomaker Ma riesci a non lo sono tenere. assolutamente. Serve per fare delle riprese da dietro, benissimo. È quella di Firenze, guarda. Comunque penso che queste scene qua dovrò tagliarle, Ma mi perché auguro uno di non sì. può dire che deve prendere la videocamera, ma c'ha il braccio che gli fa male e non riesce. Ti giuro, è dolorosissimo. Olè, coda, olè. Siamo in coda, Che porco. bello! Partiti da 18 minuti. Thank you.
da golf. No, no. Troppo movimento anche lì. E non posso guidare, fare il video. No, ho sbagliato tutto, scusatemi. McDonald's. Più brutto da inquadrare. Perché no? Comunque devi pagargli i diritti. Per cazzo sto filmando che siamo fermi al semaforo. Tipico vialone torinese questo. Quindi, ma è una merda. Una merda vera, cioè. È una merda. Sto a posto. Scusate, no, tutti i torinesi che guarderanno il video, cioè nessuno. Zero, zero views su YouTube. Si concluderà così il video.